Dopo il passo falso di Villalba, il Città di Monterotondo riabbraccia la vittoria davanti al proprio pubblico. Niente da fare per il Real Tuscolano, ancora 0 punti sul fondo della classifica e costretto quest'oggi ad arrendersi anche al Pietrangeli davanti a una compagine retina, brava ad aprire le danze nella prima frazione e riuscire a tenere a bada la reazione romana nel corso della ripresa. Gara subito nel segno dei padroni di casa e già dopo un minuto Galluzzo testa i riflessi di Polese che deve volare per deviare la botta da fuori del centrocampista in media granata. Al 16esimo gli eretini ci provano invece sul calcio d'angolo, ma Lodoli non riesce a deviare il cross basso tagliato all'altezza del primo palo. Ancora Città di Monterotondo sugli scudi poco più tardi, con Lodoli che mette la quinta e scende bene sulla destra, prima di servire a Magrini un assist d'oro che il numero 9 spreca, schiacciando troppo la conclusione. Il gol però è nell'aria e puntuale arriva allo scoccare del 20esimo. Il vantaggio porta alla firma di Mirabile che cerca l'angolino dalla distanza. Polese parte con una frazione di ritardo fatale ed il gioco è fatto, 1-0 Città di Monterotondo. La spinta casalinga non si arresta e dopo appena 3 minuti dal primo gol, il Pietrangeli festeggia anche il raddoppio. Polese non trattiene una punizione defilata, sulla ribattuta si innesca una mischia, tutti toccano, ma a decidere è Lodoli con una rovesciata tanto spettacolare quanto proficua. Raddoppio granata e gara che prende decisamente la strada dei padroni di casa. Il Real sembra messo alle corde, ma al 26esimo riesce comunque a tornare in gara. Santorociro protegge un'uscita bassa di Castelli, la presa dell'estremo difensore sembra comoda, ma il pallone gli sfugge di mano, con Curi, che ringrazia. E a porta sguarnita può siglare il gol del 2-1. Sul finale di prima frazione, Città di Monterotondo prova a ristabilire due lunghezze di vantaggio, ma la deviazione sotto porta di Boccacci finisce alta sopra la traversa. La ripresa inizia sempre con i padroni di casa in controllo della manovra. Al 13esimo Polese respinge male un cross della sorella di Mirabile, ma per sua fortuna Santorocito non riesce a ribadire in rete. Seconda chance nella ripresa al 16esimo, quando Cantarella porta a spasso mezza difesa romana e mette indietro un pallone ottimo per il rimorchio di Lodoli, ma la mira del numero 10 non è delle migliori. Passato il pericolo, il Real prova a farsi vedere. Al 24esimo sugli sviluppi di un corner si accende una mischia che fa carambolare il pallone sui piedi di Petrungaro, che caccia per prima intenzione, ma trova la prontissima risposta di Castelli. Rischia invece di complicarsi la vita al 26esimo l'estremo difensore retino, quando respinge male una punizione dalla lunga distanza, consegnato da Anzellotti, il possibile da pin che il numero 7 di mister Colantoni non riesce a sfruttare. Dopo aver tremato, il Città di Monterotondo trova il modo di chiudere i conti prima del recupero. Carnevale spinge la ripartenza e si apre in profondità Cantarella, che prima si fa ribattere la conclusione da Polese, poi non perdona e raccolto il pallone, lo riposa in rete per il definitivo 3-1. Partita finita, ed i retini che possono continuare a sostare nelle prime posizioni del girone.